Amici, buongiorno, benvenuti all'interno di questa rubrica che si occupa di flora spontanea siciliana. Vi volevo presentarvi una pianta tipica dei pascoli mediterranei, la qui presente Ferula communis. La Ferula communis è una pianta appartenente alla famiglia delle apiacee, la famiglia delle chiamate anche ombrellifere, proprio perché presenta una peculiarità, questa particolare infiorescenza ad ombrella. La caratteristica infiorescenza d'ombrella si riconosce per un dettaglio ben preciso, in quanto tutti i peduncoli fiorali si ripartono dallo stesso punto. Come potete notare, vedete, qui abbiamo circa una serie di 20, da una ventina a una quarantina di ombrelle che partono tutti dallo stesso punto. Il fiore delle ombrellifere è particolare perché presenta 5 petali, 5 stami, 5 sepali abbastanza ridotti e poi quello che più caratterizza questa famiglia è il frutto particolare chiamato diachenio. Il diachenio non è altro che formato da due acheni, ossia sono dei frutti particolarmente secchi, indeiscenti, significa che a maturità non si aprono, sono saldati l'uno con l'altro e caratterizzano proprio la famiglia delle apiacee. Ferula communis, quindi ricordiamo appartenente alla famiglia delle ombrellifere, è una tipica emicriptofita, significa che una pianta che supera la stagione avversa, che in questo caso per tutte le piante del clima mediterraneo e la stagione avversa è l'estate. Quindi cosa succede? Che la pianta in estate perde completamente tutta la parte aerea, secca completamente e va in quiescenza attraverso delle gemme che stanno a livello del suolo. Dopodiché, una volta che supera l'estate, dalle gemme iniziano a svilupparsi le prime foglioline basali, che hanno questa particolare forma, ricordano per certi versi quella del finocchietto selvatico, ma guai a non confonderla col finocchietto selvatico, in quanto la pianta non emana il caratteristico odore di finocchietto. Ha una foglia composta, pennata, con dei segmenti filiformi, una foglia abbastanza sviluppata, contorno triangolare, inguainante il fusto, vedete? È come se abbracciasse, lo avvolge, e tutte queste foglie che poi si vanno sviluppando lungo il fusto hanno questa particolare caratteristica. Siamo nel mese di aprile, naturalmente, la pianta sta seguendo il suo ciclo e quindi già ha sviluppato il suo fusto, ha sviluppato le ombrelle, a breve svilupperà anche i suoi frutti e quindi seguendo il suo ciclo in estate seccherà completamente la parte aerea. La Ferula communis, che ha una distribuzione mediterranea, quindi bisogna anche metterlo in evidenza, è importante anche per tutti coloro che amano raccogliere i funghi, perché proprio sulla Ferula communis vive il famoso fungo di Ferla, chiamato scientificamente Pleurotus eryngi varietà Ferule, che si nutre proprio dei detriti marcescenti della pianta in questione, ed è direi l'oggetto del desiderio di tutti coloro che amano, insomma, raccogliere i funghi selvatici. Per tutto il resto io comunque vi saluto, vi ricordo di seguirmi sempre di questi miei interventi, insomma, legati alla scienza della flora selvatica. Mi raccomando, iscrivetevi numerosi al mio canale e soprattutto condividete questi clip in modo da divulgare la conoscenza scientifica all'interno del territorio siciliano. Un saluto a tutti voi, ciao!